Ciao a tutti ragazzi, buon pranzo dal vostro pazzo Juventino. Oggi analizziamo la partita di ieri tra Juventus e Bologna, vinta dalla Juventus per 2-0. Partita giocata, penso, credo benissimamente dai bianconeri. Finalmente si è sbloccata l'aiola di Dybala. Quando c'è l'aiola per il bolognese, ma è una gioia. Comunque, partita sbloccata dopo 6 minuti, tiro di Magli di palla dal portiere del Bologna e 1-0 di Dybala, che in acrobazia fa l'1-0. Dybala non segnava da maggio. Gol, va bellissima l'azione. Gol che va in dedica al padre scomparso circa nel decennio del 2009 con un tumore. Cioè, gol va in dedica all'aiola, che poi subito si è commosso, cioè il gol va in dedica al padre di Dybala. Questa cosa mi ha molto commosso, perché sinceramente una cosa che Dybala lo dice sempre, scomparso il padre, l'ha turbato moltissimo, lo fa ricordare sempre. Cioè, qua siete pure che già ragazzo d'oro questo giocatore. Comunque, grande Dybala, finalmente si è sbloccato. Speriamo che si possa ripetere contro il Napoli. Comunque, poi la Juventus raddoppia con Mario Di, questo giocatore che piano piano sta prendendo sempre più mano nello schema di Allegri. Per il 2-0, e poi si chiusa. Si poteva fare più gol, ma chissà. Intanto la Juve ha questo difetto di sbagliare qualche gol. Però si è visto un bel calcio, sai, tocchi di classe, tacchi, bei palloni dati da Ronaldo. Infatti il secondo gol è un bel passaggio, diciamo tiro passaggio di Ronaldo, un bel passaggio sulla linea quasi di fuori laterale. Mario Di prende e segna il 2-0. Bianconero, c'ho una bella partita, dai. Ora aspettiamo il Napoli, siamo in testa, la Juve fa 6 di fila. Meglio di così, aspettiamo sempre Juve Napoli. Speriamo di battere anche il Napoli, così facciamo 7 su 7. Poi cosa ne pensate? Ciao.